Pizzolatto came off the bridge and started up First Avenue. This race is getting tougher and tougher. And though the Italian runner Pizzolatto looks good, this man has a PR of 2. Ti ricordi hai di quel giorno della prima vittoria? Oh, come fosse ieri potrei dirti, perché sono sensazioni che rimangono a pelle, ma poi per averle ripetute per l'ennesima volta le rivivo come fosse un film. Sono sensazioni particolari che cambiano, ti cambia. Se uno ci pensa è come il film Sliding Doors, quel famoso film dove se prendi la porta prima che si, cioè se entri prima che si chiuda la porta o scappi dentro oppure resti fuori dalla porta della metropolitana o del treno, e dici chissà se facevo quella scelta lì come andava. Beh, ecco, per me la scelta qual è stata? È comunque di aver passato quella porta, di averci provato con del rischio, perché cosa comporta? Le gare che avevo sempre fatto erano sempre state gare non in anonimato, nel senso diciamo passive, vale a dire seguivo gli altri, qualche gara la vincevo per carità, non ero mai stato in una gara importante leader, e quindi vuol dire essere, quando si è leader vuol dire avere la responsabilità di vincere, perché molti dicono prova a vincere, è facile provarci, nel senso che uno fa un allungo, stacca gli altri, ma quando sei davanti la devi reggere la tensione, è lì l'aspetto peggiore, più difficile, perché te la senti addosso. E quindi per me la vita è cambiata in 2 ore e un quarto, il tempo di fare 42 chilometri. Non è stata un'ottima maratona, perché mi sono fermato 8 volte, perché ho vissuto pressioni forti, perché temevo di non farcela, però tra il timore di non farcela e non farcela poi alla fine come succedeva in altre gare, questa volta ce l'avevo fatta. Se io dovessi raccontare la gara, potrei dire riassumerla in 2 parole: sofferenza e disagio. Comunque alla fine ho finito la gara, ho baciato per terra, ma era come dire ho attraversato l'inferno, sono uscito dall'altra parte, mai più. Here he comes. The winner of the 1984 New York City Marathon is Orlando Pizzolatto, and he's still on his feet. Però poi torno un attimo indietro e dove è stata l'esaltazione? Perché uno dice, ma ascolta, vince New York e sofferenza e disagio. Sì, in quel contesto lì è stata una battaglia contro me stesso, perché gli avversari sono stati punti di riferimento che mi stimolavano comunque a non mollare mai, cioè comunque mi fermavo ma ripartivo. Però c'è stato un momento in cui dal 15°-16° chilometro, il 10° miglio, sono andato in testa, e beh, allora essere in testa alla maratona di New York con tutta l'attenzione vuol dire vivere di grande entusiasmo, di grande euforia, di esaltazione. Allora qui 15 chilometri dal 15°-30°-32°, prima che cominciassi la crisi, era camminare 1 metro da terra, per quello non sentivo la fatica, per quello ho accumulato 1 minuto e 10 di vantaggio. Poi però ecco, si è presentato il conto nel senso i disagi li ho avvertiti, ovviamente i disagi maggiori li hanno avvertiti i miei avversari, perché arrivando dietro di solito si fa più fatica di quello che vince, di solito. Allenamento.
allenamenti di una volta erano l'attività prevalente della mia giornata, per cui due erano le sedute al giorno, la mattina e il pomeriggio. Mi allenavo in maniera più impegnativa il pomeriggio, cosa che ora non faccio più, anche se molti dicono che la mattina presto si fa fatica, ma d'altronde quello è il momento che mi sono riservato alla corsa per la giornata. Il carico era notevolmente più elevato, sia in termini di quantità sia di qualità, però i tempi di recupero erano diversi da quelli attuali. Mi rendo conto che ora, dopo un allenamento, non sono sufficienti almeno 48 ore, invece prima 24 ore ero quasi a posto, adesso due giorni, a volte anche tre, e quindi non seguo una tabella, nel senso, nei principi. Però poi so quelli che sono gli elementi che devo mettere dentro, ma se ipotizzo che lì, non so, un allenamento potevo farlo il mercoledì perché la domenica avevo fatto un lungo e il mercoledì non mi trovo bene, lo sposto al giovedì, non vivo in maniera così spasmodica. La mente di un quarantenne allenato rispetto alla mente di un atleta d'élite, secondo te? Le tensioni sono diverse, ovviamente. Mentalmente, da amatore, si sa che se anche un allenamento non viene benissimo, si vive lo stesso, perché poi bisogna spostare la testa ad altre cose. Invece, una volta, quando l'allenamento in programma non veniva, per quello che erano le speranze, gli obiettivi, ci si rimaneva lì un po' a chiedere: ma come mai ho perso la forma? Anche se a me piace nell'allenamento che vado a fare la sfida con le difficoltà, vale a dire che se io faccio una corsa media come ho fatto questa mattina, il piacere, il gusto dell'allenamento è trovarmi in una situazione di difficoltà e da lì tirare fuori i mezzi per uscirne o quantomeno gestire la crisi. Comunque è una maratona che ci tengo da un punto di vista anche, chiamiamola, prestativo, cronometrico, perché l'ho preparata, ho in mente la prestazione che posso ottenere. L'unico timore, non vorrei esagerare, perché ci sono aspettative, perché vedo che tutti gli amatori mi dicono: domanda qual è, che tempo pensi di fare? Perché chissà cosa che la gente ha in mente, qualcuno dice, se io dico 3 ore sembra forte, qualcuno dico 3 ore sembra piano, uno come te dovrebbe fare 2 ore e 20, lo faccio io 2 ore e 50, ma in realtà sono un corridore che ha un organismo che per buona parte si è dimenticato di quello che ho fatto prima in senso fisiologico. Ho dovuto rimettermi a ricostruire, cioè gareggiare come correre come fosse un amatore. Un amatore di 50 anni, perché non voglio mettere le mani avanti, ho trovato delle difficoltà nella preparazione, avrei pensato di averne di meno, e invece tutti i chilometri che ho fatto sono stati chilometri di impegno, non di sofferenza, perché sembra, di impegno per cercare di migliorare la prestazione. Poi dall'altra parte dico: non ho mai fatto la maratona da amatore. Io il ponte di Verrazzano, per quello che è stato, per fortuna, l'ho sempre visto quasi vuoto, questa volta invece lo vedrò pieno. Però cos'è che non ho? Non ho la pressione del dover fare la prestazione, ecco, quella vorrei riuscire a tenerla da parte e dire: corro, mi faccio questi 42 chilometri con la doppia finalità, anche essere più rilassato rispetto a quello che ero prima, vivere una vigilia da quello che vivono gli amatori normalmente, di un po' di euforia, non solo di tensione pre-gara per il risultato.